Greetings, world. We are Anonymous. Il contenuto di questo messaggio rivela informazioni altamente confidenziali in grado di minare i piani di governo ed è quindi stato messo sotto censura. Una volta ascoltato, distruggetelo. Il presidente del Consiglio Matteo Renzi in realtà è un impostore, veste una maschera di falsità per operare contro gli interessi dell'Italia e degli italiani a favore delle lobby. È un Oberto con il compito di mettere al sacco l'Italia, svuotarla di ogni ricchezza, spolpare l'Italia fino all'osso per mezzo delle privatizzazioni e una volta che non sarà rimasto più nulla da prendere, toglierà anche il sangue alla povera gente. L'incarico istituzionale di Renzi è incompatibile con gli interessi degli italiani in quanto fa parte di un sistema che ha appositamente indebitato l'Italia per mezzo della truffa del signoraggio, finalizzata con il depredare in un secondo tempo gli italiani di ogni loro ricchezza effettiva, quindi oro, case e terreni. Renzi sta rivestendo il ruolo del curatore fallimentare per conto degli aguzzini che lui stesso rappresenta, un traditore della patria che si è fatto complice di una complessa macchinazione ordita negli anni. Per giungere in questa situazione, lavora per potenze occulte straniere capeggiate dalla Troica, le stesse lobby bancarie e sioniste che operano al di sopra delle regole, le stesse che egemonizzano l'Europa. Siamo dinanzi ad uno spietato esecutore materiale, un aguzzino che ha il compito dello strozzino più efferato. Non ci possiamo aspettare nulla di positivo da colui che ha l'incarico di mettere al sacco l'Italia. In questo momento l'Italia ha bisogno di rilanciare la propria economia, allentare la presa fiscale, defiscalizzare per incentivare gli investitori e la ripresa economica. Renzi farà al contrario, aumentando il carico fiscale, essendo costui preposto per affondare il paese, spolpandolo di ogni ricchezza, distruggerlo per renderlo non più competitivo a livello europeo, facendo di conseguenza chiudere le industrie e ridurre alla fame il popolo italiano, per costringerlo a cedere proprietà immobiliari per un pugno di riso. Infine verrà sferrato il colpo di grazia all'Italia, favorendo l'immigrazione clandestina proveniente da paesi poveri le cui genti rubano il lavoro e l'identità nazionale. Gli italiani verranno ridotti in miseria, non potranno più permettersi il lusso di fare figli e i loro terreni e le loro proprietà immobiliari saranno confiscate per pagare i debiti creati in maniera artificiosa e gli italiani saranno per sempre annientati. Divulgate questo messaggio e poi distruggetelo.